Ehi là! Ciao! Allora, è passato qualche giorno? Dunque, la vita scorre veloce e ti riserva tante sorprese, alcune belle, alcune meno belle, insomma. E questo è uno di questi periodi in cui le cose belle si intersecano con le cose meno belle. E chi ha dato un'occhiata alla mia bacchechina Facebook sa a cosa mi riferisco. Però succedono anche cose belle, quindi adesso mi tiro su, tu, 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 tu. Succedono anche cose belle ed è capitata questa cosa che vi voglio raccontare, spero vi possa interessare e spero di farvi partecipi di questa cosa bella, nuova, insomma. Allora, finalmente terrò il mio primo corso di Wire, cioè io terrò un corso di Wire. È incredibile, incredibile, ma vero. E allora, sono molto felice, è un'occasione che cercavo sinceramente da tanto tempo. Però ci vogliono le condizioni, sapete com'è. Non si possono improvvisare le cose, e non si possono fare alla carlona, bisogna farle a regola d'arte, bisogna trovare una struttura, una persona che organizzi insieme a te, e ci vuole una logistica e tutto quanto il resto, quello che si può immaginare. Ed io ho avuto la fortuna di incontrare questa signora che si chiama Tina, che organizza eventi nel campo della creatività e che mi dà la possibilità di fare il primo corso di tecnica Wire. Sarà un livello base, livello iniziale. Si terrà a Cagliari. Allora, qualcuno mi ha chiesto, ma perché fino a Cagliari? A Cagliari c'è l'organizzazione, oltre a essere una città che non conosco e quindi merita di essere conosciuta, voglio andare a conoscerla, c'è questa fantastica organizzazione offerta da Tina. Se qualcuno di voi fosse interessato o volesse chiedere a Tina di organizzare nella propria città un corso di questo tipo, cioè praticamente in modo che si possa essere itinerante, venire da voi, chiedetelo, la parte organizzativa è interamente curata da lei, quindi credo che vi metterò il link, perché sì, ho il link della pagina Facebook, certamente, Tina's Eventi, precisamente la trovate su Facebook. E per qualsiasi cosa riguardante l'organizzazione, chiedete a lei, se volete, chiedete anche a me. Non so ancora la data precisa, sì, è settembre, non ve l'ho ancora detto. È settembre, sarà a settembre, la data, adesso la stiamo studiando e quando ci sarà la locandina pronta, renderò note tutte diciamo, le caratteristiche del corso, dove si terrà, come, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sarà tutto quanto, però sappiate che è già stabilito e certo. Sarà un workshop di mezza giornata che ha l'aspirazione e vorrebbe essere, non lo so, forse diciamo che abbiamo puntato un po' in alto, vorrebbe essere il primo workshop di tecnica wire di un certo livello in Italia. Perché di un certo livello? Perché tu sei più brava? No, di un certo livello perché abbiamo guardato, ho guardato personalmente i corsi che si tengono a livello internazionale nel mondo e abbiamo cercato, ho pensato, almeno io ho pensato, di seguire un po' quell'impronta e di realizzare qualcosa che possa essere degno di un workshop internazionale. Noi lo speriamo, si tratterà di un corso di mezza giornata e insomma, per le prossime notizie, se volete, potete chiedere, potete scrivere qui su Facebook oppure a Tina. Insomma, mazza, una serie di emozioni in questo periodo veramente enorme, gigantesco. E poi insomma, ci sono anche altre cose meno belle, ma no, ma non ce la farò. No, non ce la faccio a vincere la mia ritrosia, non ce la faccio, quindi non dirò nulla. Niente di grave, per amor del cielo, niente di grave. E invece vorrei dire due parole, spendere due parole, perché questa cosa me la sento da tanto tempo e ogni tanto ce l'ho nella mente. E io vorrei dire due parole sul Wire, che non so se ho mai detto. E due parole anche sulle persone che mi scrivono, che sono così carine, che vogliono sapere, si informano, vogliono conoscere, vogliono iniziare, vogliono fare questo meraviglioso viaggio nel Wire, che è una tecnica stupenda.
È molto difficile, perché il wire è difficile, lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire una volta per tutte? La tecnica wire che implica l'uso del filo, in genere io uso quello metallico, però diciamo del filo in genere, potrebbe essere anche di un altro materiale, è una tecnica molto difficile. E ciò che sembra facile nella tecnica wire non lo è mai veramente. Alcune forme che potrebbero sembrare, vi potrebbero sembrare semplici finché non provate a farle, questo capita anche a me, lo dico perché capita a me, finché voi non tentate di realizzarle, vi sembrano semplici, poi vi accorgete che ci vuole comunque una manualità. Anche per fare quello, forse soprattutto per fare quello, e dirò di più, alcuni dei disegni più complicati, alcuni per carità, in realtà lo sono meno. Insomma, qui sconvolgo tutte le conoscenze che avrete sul wire, però guardate, è così, e andando avanti nel tempo, adesso io sono 2 anni e mezzo che realizzo oggetti in wire costantemente, ogni giorno della mia vita, sempre. Mi prendo qualche pausa perché serve creativamente, la pausa di un giorno è importante per la testa. Poi ovviamente succedono delle cose, tu non sei sempre presente, hai altro da fare, sei una donna e quindi hai mille cose da fare, voi mi capite, 2000 cose da fare. Siamo sempre impegnati, ok, c'è la pausa tecnica. E la pausa che serve anche a rifare, a recuperare le energie. E non solo, perché le mani si stancano, le mani si consumano, i nervi si consumano. E allora è molto importante per chi lavora il wire, come per tutte le persone che fanno lavori manuali di una certa intensità, perché non è soltanto tipico del wire, bisogna stare molto attenti perché si rischia il tunnel carpale. Si rischiano problemi alle giunture, in particolare al pollice. Allora io quando sento comincio ad avvertire qualche dolorino in più, mi fermo qualche ora, eccetera. Però, insomma, il mio impegno è costante, il mio studio è costante. E dove voglio arrivare con questo ragionamento? Voglio arrivare ad un punto ben preciso, amiche e amici. Ricevo ultimamente molta posta, molta corrispondenza da parte di tante amiche che vorrei conoscere, parentesi, vorrei conoscere, vorrei organizzare, facciamo passare agosto, ok? Vorrei organizzare un incontro, qualcosa molto, molto free, molto libero, come piace a me, molto, insomma, chi può venire viene. E magari fare un giro da qualche parte a Milano, andiamo a comprarci due perle in un negozio, oppure facciamo un giro così, oppure ci vediamo per un caffè. Ok, quindi amiche che vorrei vedere, amici che vorrei conoscere, sappiate che faremo qualcosa del genere. E insomma, ricevo molta corrispondenza dove mi si chiedono tante cose, tanti misteri sul wire. Ripeto, il wire non è così facile, è una tecnica. Allora, non si tratta di imparare un punto, cercate di capire cosa intendo dire. Non è soltanto ragazzi, imparare quel punto. Si tratta di acquisire manualità ed esperienza. È quello il wire ed è quella la cosa difficile e allo stesso tempo affascinante. Come dire, che ti cattura della tecnica wire. Nel corso che terrò a Cagliari, certamente insegnerò dei, tra virgolette, punti, è un po' difficile parlare di punti nel wire, però diciamo che sono punti. Sì, lo farò, ma il mio intento sarà un altro. Il lavoro che farò fare ha lo scopo preciso di insegnare come si comporta il filo quando noi lo avvolgiamo nelle pinze, quando lo battiamo, quando lo tagliamo,
capire il comportamento del filo metallico a seconda delle nostre manovre, capire come agisce, come funziona, come si comporta, come si trasforma, come si piega, eccetera, eccetera. E quello è il vero mistero del wire, è quello che ci dà la possibilità poi di crescere, di fare qualcosa che sia nostro, di avere uno stile personale, perché alla fine il wire ti permette di avere uno stile personale. Allora, quindi non è esattamente come altre tecniche per realizzare gioielli in cui forse tu impari un punto e quindi più o meno è quello, poi magari lo puoi arricchire, lo puoi variare. Qui si tratta di imparare una manualità e guardate, è un po' diverso, non so se riesco a spiegarmi, spero di riuscire a spiegarla abbastanza bene, perché si tratta veramente di acquisire gli strumenti per fare da te qualcosa di personale, perché il wire è una tecnica che si presta a tantissime, tantissime declinazioni e da lì si può partire per fare qualunque cosa. Potete fare gioielli semplicemente bellissimi, come volete voi, come vi aggrada. Potete fare anche creazioni che veramente meritano l'appellativo di artistiche. Se voi guardate un'occhiata su internet, vi trovate spesso a confronto con creazioni che sono veramente artistiche. Non perché debbano essere necessariamente complicate, difficili, ma no, non è questo, perché hanno quel tocco di personalità e di genio che le rendono uniche. Ah, mi viene in mente, io adesso cito una delle artiste che io preferisco in assoluto, veramente amo tantissimo, che è Ruth Jensen, che è questa signora, molti di voi la conosceranno sicuramente, questa signora di mezz'età, credo, portati gagliardamente, molto sportiva, una bella donna, un tipo veramente, è un artista poi, quindi insomma, una donna speciale secondo me, e che crea degli uccellini in wire, guardate, bellissimi, fa delle forme tridimensionali che raffigurano degli uccellini, senza canovaccio, senza una struttura precostituita, senza disegno, lei dice di lavorare assolutamente così a mente, senza disegno, senza nulla, senza dime, senza nulla, assolutamente, proprio con le mani, e crea questi uccellini stupendi, poi vabbè, realizza anche delle figure sempre tridimensionali, figure umane tridimensionali, sedute come sono io così, guardate, proprio, cioè, lavori incredibili. Cioè, se c'è l'artista in voi, con il wire può uscire sicuramente, sicuramente. E non è una cosa che può accadere da un giorno all'altro. Non poniamo limiti alla provvidenza, poi c'è sempre il genio che fa cose particolari, però non è una cosa che accada da un giorno all'altro, perché ci vuole molta pratica e molta volontà, moltissima. Quindi, quando mi capita di ricevere alcune mail, a volte mi viene chiesto, non amica che mi ha scritto stamattina, lo dico, metto davanti le mani perché ho paura di fare qualche gaffe tremenda. No, non mi riferisco a te, credimi, giurami, non mi riferisco a te perché mi hai mandato il link ad una cosa semplice. Ma mi è capitato che alcune amiche mi abbiano mandato fotografie, immagini di lavori di altre persone, complicatissime cose proprio di un certo livello, dicendomi io vorrei fare questo, però ho appena iniziato, ho appena cominciato con il wire. Posso farlo? Come si fa? Tesoro mio, come si fa? Si fa innanzitutto con una pratica e un'esperienza che bisogna avere. Non perché non si possa realizzare quell'oggetto e tu non lo puoi fare, ma certamente che no. Però il wire presuppone un'esperienza ed una pratica continua, un lavoro di sedimentazione delle capacità, della tua manualità, è proprio come un lavoro artigianale, come quando, guardate, io ho lavorato nel restauro dei mobili. E un restauratore che lavora da 3 anni non è la stessa cosa di un restauratore che lavora da 5, difficilmente la stessa cosa di un restauratore che lavori da 10 o da 20. Il restauratore che lavora da 30 anni costantemente non è paragonabile a chi comincia, perché è un'attività che con le esperienze accresce sempre e affina sempre di più le capacità. Funziona proprio in questo modo. Ok, poi ci saranno dei casi limite, di persone che riescono a dare il meglio di loro stessi subito, può darsi, però
mettete in conto, lo dico a chi comincia, mettete in conto questo fatto, cioè che si va per gradi. Io ho cominciato poco meno di 3 anni fa, sì, 2 anni e mezzo fa, facendo forme semplici, mi sono mantenuta su forme e non avevo intenzione, sinceramente, di complicarmi la vita con delle cose particolarmente minute soprattutto, no? Sono difficili, non sono spettacolari come le cose realizzate magari con i fili da 2-3 mm che tu fai subito un oggetto ed è immediatamente, è molto bello, risalta immediatamente, invece tu stai lì a farla cosettina, proprio precisa, ma insomma non c'è paragone. Non avevo intenzione, poi invece un anno fa c'è stata la svolta, poco più di un anno fa, e ho deciso di dedicarmi a lavori più minuti, più di precisione, che implicano una difficoltà maggiore. Non so come sono finita in questo tipo di wire, perché sappiate che il wire ha tantissime ramificazioni, però io credo che per il momento continuerò su questa strada. Però è davvero sedimentazione, ricordatevelo questo, se non sapete fare una spirale, amici, non potete realizzare. Allora, prendo uno dei miei oggetti. E voilà, questo è un bracciale con i charms, non so, forse qualcuno. Lo vedrete stasera probabilmente, se faccio in tempo, su Etsy, e lo trovate su Facebook, con dei charms fatti con delle spirali decorate. Allora, il disegno è semplice, sì, il disegno è semplice, ma io ho impiegato una settimana ad impratichirmi, non che non fossi capace, a prendere la mano, ho impiegato una settimana. Quindi cosa vuol dire? Che io questo lavoro solo un anno fa avrei avuto molta difficoltà a farlo, molta difficoltà. Leggevo nel blog di una famosa artista americana bravissima, che in queste cose del wire è spettacolare, la stessa cosa. Quindi ho detto, vedi, forse la mia considerazione non è così, non è isolata. Lei diceva, fa cose meravigliose, bellissime, siamo nel campo della scultura con il filo, e diceva, sì, io questa cosa è molto bella, sappi che io 6 mesi fa questa non l'avrei potuta fare, non l'avrei potuta creare. Tu dici, com'è possibile? 6 mesi fa eri già bravissima, eri già stupenda. No, io non l'avrei potuta fare. Quindi vorrei che si capisse che cos'è il wire da queste mie parole, vorrei che si intuisse. Detto questo, il mio scopo con il corso che terrò è proprio quello di instillare, quindi un programma molto ambizioso, ma davvero di fornire i mezzi che permettono ad una persona di agire da sola, perché è lì il trucco vero. Allora, quindi, amiche che volete cominciare in tromba, che volete proprio fare cose spettacolari, andate per gradi, provate, sì, provate, vedete una cosa meravigliosa, volete farla, fate, 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 non ve la prendete se il risultato non sarà subito quello, può darsi che non lo sia, magari sarà qualcosa di un po' più contenuto, ma magari bellissimo. Per finire, amiche, ricordate, il wire non sta tanto nell'oggetto complesso, il wire è personalità e ognuno di noi ne ha una. Ciao, un bacione, alla prossima!